a tutti, sono Alessandro Bertola e qui davanti a voi abbiamo il Galaxy S5, lo smartphone tanto discusso in questi giorni che è finalmente davanti a noi con un design non tanto diverso rispetto al Galaxy S4, ma con una cover che cambia in maniera sostanziale. Allora, il frontale, come potete vedere, è praticamente un Galaxy S4 a tutti gli effetti, anche il bordino cromato sembra lui, mentre la cornice sui bordi presenta una doppia linea, un doppio saltino che ci sembrava qualitativamente un po' peggiore rispetto al Galaxy S4. Tutti si aspettavano invece una cover posteriore o in metallo o almeno in quella similpelle del Note 3. Invece è arrivata questa plastica bucherellata che sinceramente ha una qualità molto, molto opinabile, non ci fa impazzire di certo. A livello di colori, Samsung partirà subito con una versione nera, una oro, una blu e una bianca a partire da aprile. Abbiamo un peso di 145 grammi, leggermente di più rispetto al Galaxy S4, ma in dimensioni maggiori, quindi proporzionali. Dimensioni che sono 142x72,5 per 8,1 mm di spessore. Passiamo ora all'hardware. L'hardware, Samsung ancora una volta conferma la doppia versione, una versione con Snapdragon 801, il nuovo processore SoC di Qualcomm, con prestazioni simili, leggermente superiori al precedente, un quad core da 2,5 GHz, con un display da 5.1 pollici Full HD Super AMOLED. Come potete vedere, molto bello. Ci si aspettava anche qua un 5.25, un 5.2 pollici, invece Samsung ha preferito una versione, una via di mezzo. Abbiamo inoltre 2 GB di RAM, anche qua una piccola delusione per chi si aspettava i 3 GB come sul Note 3, e abbiamo una fotocamera da 16 megapixel. Fotocamera, come potete vedere, che sporge abbastanza, il sensore è molto grande, l'obiettivo soprattutto, doppio flash LED e fotocamera in grado anche di registrare filmati in risoluzione UHD. Batteria sembra ottima, da 2.800 mAh, inoltre grazie alla nuova tecnologia adottata da Samsung dovrebbe durare parecchio. Passiamo ora lato software. Lato software, Samsung, come potete vedere, aggiunge questa schermata My Magazines che praticamente ci costituisce una sorta di flipboard con tutte le notizie divise per categoria sulla sinistra, una soluzione che HTC aveva già proposto al tempo, la reinventa minimamente Samsung in modo da offrirci qualcosa di più. Google ha il suo Google Now, Samsung al suo My Magazine e così via. Abbiamo poi anche l'ultima versione di Android, la 4.4.2. Come potete vedere, anche il menu delle impostazioni è cambiato. Abbiamo questa disposizione a pallini su cui dobbiamo fare leggermente l'abitudine. Abbiamo inoltre il sensore, il lettore per le impronte digitali posto sul tastino di sistema di Samsung, che tra l'altro anche qua rimane a livello fisico. Abbiamo poi la nuova versione di Elft 3, programma di Samsung dedicato alla gestione della nostra attività sportiva, eccolo qui, che Samsung promette di essere ancora più facile da utilizzare, ancora con più informazioni
con più informazioni a disposizione dell'utente e molto altro ancora. Poi vabbè, soliti programmi aggiuntivi di Samsung, il proprio Samsung Apps, Chaton, e tutti i programmi anche per la gestione del Gear, Gear sia 1 che 2. Abbiamo inoltre come ultima cosa, volevo farvi vedere la schermata del multitasking. Eccola qua, leggermente diversa, è soltanto un po' più grande, potremmo chiudere le applicazioni semplicemente in questo modo, switchando a destra, chiuderle tutte con un solo gesto. Questa è la tendina molto simile, troviamo sempre le icone adesso poste in questo modo circolare. Quindi che dire a livello di commento su questo Galaxy S5? Non vi nascondiamo che ci aspettavamo molto, ma molto di più. A livello di design assolutamente delusi, perché comunque Samsung, parte frontale, praticamente non porta nessuna innovazione in merito. Parte posteriore forse addirittura un passo indietro rispetto alla precedente generazione, anche viste le attese, con questo sensore enorme, un po' antiestetico e non molto elegante. Anche a livello di dimensioni ci si aspettava una cornice ancora più piccola, e poi non troviamo quel display da 5.2 pollici che ci si aspettava. Inoltre non c'è quella versione da con display 2K tanto vociferata. Questo tra l'altro non è neanche per forza un problema. Quindi che dire, lascio a voi i commenti sull'eventuale delusione da parte vostra, oppure se ci credete ancora su questo Galaxy S5 che tra l'altro arriverà ad aprile, sembra, in Italia.